Sono 25.000 i visitatori che finora sono approdati all'ottava edizione del Salone Nautico, un'affluenza in crescita rispetto allo scorso anno, merito anche di alcune iniziative varate dagli organizzatori come Porte Aperte, ossia l'ingresso libero per i veneziani e il coinvolgimento delle scuole. Ed eccoli gli esterni dell'ottava edizione del Salone Nautico lungo il molo, sono attraccate delle splendide imbarcazioni, ci sono degli yacht il cui valore base è di 1 milione di euro, ma poi ce ne sono anche di molto più costose e poi ci sono comunque imbarcazioni per tutte le tasche e per tutti i gusti. Molte le novità di questa ottava edizione del Salone Nautico. Sì, moltissime novità con soprattutto una grande adesione di tanti cantieri. Quest'anno veramente abbiamo un'esplosione di imbarcazioni sia in acqua che a terra e quindi abbiamo un'ampia gamma da far vedere e da suggerire per l'acquisto, perché questo è fondamentalmente l'obiettivo che hanno i nostri espositori. E qual è la barca, l'imbarcazione più costosa? Abbiamo un bellissimo Terranova di svariati milioni di euro che è parcheggiata e ormeggiata, scusate, proprio qua davanti al Molo 103. Il Terranova e questo mega yacht costa 5 milioni di euro, anche se non è certamente da buttare via questo Mairobi dell'Azimut Yacht con delle elegantissime cabine. Al Salone Nautico però è stato dedicato anche uno spazio all'ambiente. Oggi, ad esempio, è stato presentato un nuovo motore della Volkswagen offerto in via sperimentale al comando della Polizia Municipale. Un ibrido, un po' diesel e un po' elettrico. Un'idea che dovrebbe consentire alle pattuglie di evitare l'inquinamento acustico e atmosferico lungo i canali quando non è necessario ricorrere alla velocità. Principalmente noi lo utilizziamo in canal grande perché c'è una riduzione della potenza ovviamente, quindi la velocità raggiungibile è inferiore quando si viaggia con motore elettrico, ma dà dei risultati significativi per quanto riguarda, come dicevo prima, l'inquinamento acustico e l'inquinamento ambientale.